La performance dell'artista Vanessa Beecroft ha dato inizio presso la Certosa di San Lorenzo a Padula al progetto I Percorsi dell'Anima, che vede tre certose campane protagoniste con concerti, mostre di arte antica e contemporanea e altre iniziative. Presente per l'occasione a Padula l'assessore regionale al turismo Corrado Matera, che ha anticipato alcuni degli eventi organizzati per l'estate 2017 con la mission di rendere anche il Vallo di Diano luogo di interesse turistico e culturale. Un'opera d'arte in un'opera d'arte. Io penso che questa sia una grande occasione, una grande opportunità per il Vallo di Diano. Si tratta di tre luoghi simbolo che si mettono insieme, si raccontano insieme, le tre certose, Capri, Napoli e la certosa di Padula. È un'iniziativa che dà vita ad un itinerario turistico, culturale, religioso, che va proprio nella direzione che abbiamo tracciato, l'integrazione territoriale. Io penso che questa iniziativa, collegata ad un'altra che anche abbiamo messo in campo, che è quella dei Cammini dell'Anima, io sono convinto che daranno davvero grande rilevanza a questo territorio, perché stiamo provando a fare in modo che il Vallo di Diano, così come il Cilento, esca un po' dall'isolamento. Noi abbiamo la certosa di Padula, che a mio avviso è la certosa più bella d'Europa, però forse negli anni non ha avuto la visibilità, la fruizione che merita. Io sono convinto che questa è ancora un'altra occasione che diamo al territorio. L'invito che faccio però al territorio è che questo è il momento di stare insieme, perché sono diverse le iniziative che abbiamo concentrato su questo territorio. Questa, che io ritengo sia una delle più importanti, come dicevo prima, che si va ad integrare con un'altra, che i Cammini dell'Anima, che interesseranno anche questo territorio attraverso anche dei percorsi che andranno alla riscoperta anche di itinerari naturalistici. E poi anche l'operazione di Italo Bus, come la settimana prossima andremo a presentare anche un'altra grande iniziativa che è collegata all'autostrada del Mediterraneo, e che attraverso questa iniziativa creeremo degli itinerari turistici che partiranno anche dal Vallo di Diano verso le aree interne, alla riscoperta della Via della Fede, della storia. E, insomma, voglio dire, ci sono davvero le condizioni. Però io penso che questa sia una grande opportunità, come dicevo prima, ma invito tutti ad essere uniti. Io penso che questa volta davvero ce la possiamo fare.